Mammi, vieni. Arrivo, Smarty. Non notate qualcosa di diverso? Qualcosa che somiglia un po' ad un'anguria? Ebbene sì, stiamo aspettando un'anguria. Tra l'altro, con questo caldo farebbe davvero comodo. Ecco i cereali, Smarty. Principessa. Ma che bello questo castello delle principesse. Marti Pinci. Noi sappiamo già se Lady Anguria sarà un maschietto o una femminuccia, ma prima di svelarlo anche a voi vorrei chiedervi di provare a indovinarlo scrivendo giù nei commenti che cosa pensate che sia. Nel frattempo sentite Martina e Matilde che giocano in sottofondo perché sono qui sul tappeto vicino a me. Come probabilmente saprete, esistono tanti modi diversi per svelare se Anguria sia un maschietto oppure una femminuccia. Sto parlando del famoso gender reveal di cui esistono molteplici versioni. Noi abbiamo pensato di realizzare la più classica e non vediamo l'ora di svelarvi tutto. Ebbene sì, come avrete intuito, per il gender reveal faremo i classici cupcake con la glassa colorata al centro. Se sarà rosa, ovviamente si tratterà di una femminuccia, se sarà azzurra si tratterà di un maschietto. Pronta Smarty? La mia piccola assistente di oggi sarà Martina con il suo grembiule da cucina. Ovviamente ho preso lo stampo per realizzare i cupcake, i pirottini in carta e l'alzatina per disporli. Questa è bellissima con il biberon in cima. Si tratta proprio di un'alzatina baby ed è carinissima. Per realizzare i cupcake del gender reveal ci serviranno farina, zucchero, latte, lievito, uova, olio e un pizzico di sale. Wow, Smarty! Facciamo questo? Forza Smarty, io so che sei bravissima a mescolare. Forza, forza! Il forno si sta scaldando. Thank you.
realizzare la glassa esterna, che dovrà essere ovviamente neutra, preparerò una ghiaccia con l'albume, lo zucchero al velo e il limone, e poi sopra ci metteremo tutte queste godette colorate. Saranno carinissimi questi cupcake, vero Smarty? Sì. I cupcake si sono raffreddati, quindi ora è il momento di glassarli e poi di sistemarli nei pirottini. Cupcake sono finalmente pronti, adesso non resta che preparare l'alzatina. Devo essere onesta? Non sono mai stata troppo brava con queste cose. Istruzioni poco chiare. Ho rischiato di assemblare la torre di Pisa. Adoro questa alzatina, è davvero carinissima. Adesso siamo pronte per svelarvi se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, vero bimbe? Prendiamo un cupcake. Adesso lo tagliamo. Se la glassa all'interno sarà rosa, si tratterà di una femminuccia. Se la glassa interna sarà azzurra, si tratterà di un maschietto. 3, 2, 1...